Più che promesse che non sono state mantenute, noi siamo venuti a denunciare in questa giornata, che è la giornata di sciopero nazionale del nostro sindacato della sanità pubblica e privata. Siamo venuti a denunciare lo stato di incertezza che continuano a sentire sulla propria pelle centinaia di lavoratori che sono assunti dalle ditte e dalle aziende private che gestiscono gli appalti dei servizi OSS e ausiliariato all'interno delle ASL abruzzesi. Parliamo di professioni sanitarie, ma non solo, perché rientrano anche magazzinieri e quant'altro, che appunto vivono l'incertezza soprattutto oggi con la prossima scadenza degli appalti al 30 giugno, al prossimo 30 maggio, quindi alla fine di questo mese. Noi chiediamo in assessorato all'assessore Verì di farci sapere qual è il futuro occupazionale di questi uomini e di queste donne che nel corso della pandemia si sono sacrificati al pari e al fianco del personale strutturato ASL, ma con tutele contrattuali diverse, sicuramente inferiori, e anche con salari inferiori, con part-time, tutti quanti con contratti part-time. Insomma, una situazione che anche organizzativamente per le strutture nostre ospedaliere non è di facile gestione, appunto in un momento che invece dovrebbe insegnarci come sia necessario rimettere in piedi il sistema pubblico, e questo lo si fa anche valorizzando il personale che oggi lavora all'interno delle strutture ospedaliere, ma che vede il proprio futuro incerto, come il personale che lavora negli appalti, ma anche il personale delle agenzie interinali o i precari ASL a tempo determinato. Ecco, sostanzialmente anche appunto con la giornata di sciopero nazionale noi denunciamo anche al governo come sostanzialmente non si possa continuare a sorreggere la sanità pubblica anche e in alcuni casi per la maggiore con il precariato.